Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo il Signore disse: guai a voi farisei che pagate la decima sulla menta, sulla ruta, su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece sono le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi farisei che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e disse: maestro, dicendo questo tu offendi anche noi. Egli rispose: guai anche voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. San Paolo ai Galati. Abbiamo visto che qui San Paolo sgrida i Galati perché si comportano male, fanno cose molto brutte e fa tutto l'elenco. Dice: fate questo, 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 quest'altro. Dice: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria. Stregoneria. Quanta gente in Italia va dai maghi, dalle fattucchiere, legge gli oroscopi? Quanta gente ce n'è? Tanti, tanti purtroppo. Quindi anche noi siamo compresi in questo elenco di opere della carne, come le chiama Paolo. E poi il resto in famiglia, divisioni, dissensi. Quante famiglie si sfasciano oggi? Tante, tantissime. E chi ne fa le spese sono ovviamente i figli, specialmente se piccoli. Quindi vedete che questi brani sono molto attuali. Paolo parla anche a noi oggi. Cerchiamo di vivere secondo la fede, non secondo quello che ci pare. Nel Vangelo Gesù quasi firma la condanna a morte. Firma la sua condanna a morte perché se la prende con i farisei e il dottore della legge, praticamente con la classe dirigente di quel tempo. I farisei erano quelli bravi, i precisi, quelli che facevano tutte le loro devozioni con precisione, pagavano le tasse, andavano al tempio il sabato e tutto quanto. I dottori della legge erano quelli che studiavano, che sapevano leggere a memoria, le scritture e quant'altro, quindi le persone più importanti. Lui si scaglia contro. Perché si scaglia contro? Perché dice: voi sapete tante cose, avete studiato, pregate il Signore, però poi vi comportate come dei pagani, dice Gesù. E lì appunto è la sua fine, lo mettono a morte, cioè questo è uno che ci dà fastidio, facciamolo fuori. Ecco qua, quindi questa è un po' la vicenda di Cristo. Gesù si scaglia contro le gerarchie di quel tempo e anche oggi c'è gente che si scaglia contro persone influenti, importanti e ha delle conseguenze anche gravi, per cui vedete, la storia purtroppo si ripete. Sia da Gesù Cristo.